Salve, sono il direttore artistico della manifestazione Irno Festival che è giunta alla 15ª edizione. Iniziamo il 25 luglio qui a Salerno presso il Soccorso Amico, con una struttura che allestiremo di circa 2000 posti di platea. L'Irno Festival quest'anno dedica la manifestazione al bicentenario della nascita di Giuseppe Verdi con tre opere molto importanti, la trilogia popolare, ovvero sia il 25 luglio Rigoletto, il 28 Traviata, il 31 luglio Il Trovatore. È un progetto unico in Italia nel mese di luglio, poiché nessun altro festival o teatro riuscirà in 7 giorni a organizzare e a produrre tre opere di Giuseppe Verdi. Importante appuntamento con l'Irno Festival, cosa propone? Propone Rigoletto, Traviata e Trovatore, tre opere liriche in una settimana con un prezzo popolarissimo di 20 euro, un abbonamento a 50 euro e con una giornata benessere per chi acquista l'abbonamento al Bifit qui a Salerno. La location sarà terrazza sul mare presso Soccorso Amico in via Generale Clark, una location selvaggia e incontaminata, e per la prima volta sarà allestito questo teatro sul mare. Sul territorio e per avvicinare sempre di più i giovani appunto a questo fantastico mondo. Quest'anno in programma qualcosa di realmente molto importante che in Italia non è ancora stato mai proposto di Giuseppe Verdi. Quest'anno ricordiamo che ricorre il bicentenario dalla nascita del grande. Saranno rappresentate in uno scenario meraviglioso per la prima volta presso la terrazza sul mare del. Però ora vorrei passare la parola al direttore artistico della manifestazione. La trilogia popolare di Giuseppe Verdi in effetti nasce con l'intento di esaltare e ricordare. Non poteva non celebrare Giuseppe Verdi. In realtà c'è anche una.